E come abbiamo sentito, tra le varie questioni discusse c'è anche quella riguardante la riforma Gelmini. Riforma che può attendere in Alto Adige, la nuova disciplina infatti entrerà in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2011-2012. Nessuna rivoluzione. La riforma Gelmini, almeno in Alto Adige, può attendere. Lo ha deciso la giunta provinciale dopo aver valutato l'impossibilità di avviarla già dal prossimo settembre. Non è intenzione dell'esecutivo risparmiare sulla scuola e al contempo si cercherà di dare il giusto peso agli istituti professionali, come spiega il vicepresidente della giunta, nonché assessore alla scuola italiana, Christian Tomasini. In ogni caso noi abbiamo deciso che, avendo già in programma la volontà di realizzare una riforma organica delle nostre scuole superiori, quindi della formazione fra i 14 e i 19 anni, per adeguarla a quella che sono i mutamenti della società, noi abbiamo deciso che nel 2010 elaboreremo questa riforma organica e quindi la riforma in Alto Adige partirà con l'anno scolastico 2011-2012, quindi le famiglie e le scuole possono stare tranquille che non faremo una riforma in fretta e furia come sta avvenendo a livello nazionale, ma ci prenderemo il tempo per esaminare tutti i processi e fare una riforma veramente organica che vada nell'interesse dei nostri ragazzi. In ogni caso, la giunta provinciale attende di conoscere tutti i dettagli della riforma scolastica che porta il nome del ministro competente, per poi lavorare ad una variazione in salsa altoatesina.